Questo sia uno scorcio di due grandi questioni che l'Italia ha. Una è quella sul tema della velocità nella ricostruzione, nella costruzione delle infrastrutture per una civiltà come la nostra, che ha impressionato il mondo per millenni. Avere oggi la difficoltà a costruire una grande opera è intollerabile, ma Genova dimostra che si può cambiare passo. Genova dimostra che si può fare, dimostra che si può combattere il grande ritardo infrastrutturale che ha l'Italia, che è un problema anche ligure, anche qui insomma tante cose ancora da fare, penso al tema della gronda, penso al tema della diga, penso al tema ferroviario. L'Italia perde ogni anno circa 70 miliardi di euro per l'assenza di infrastrutture commerciali. Oggi vediamo con il disastro del caos autostrade quanta parte di economia, di turismo, di trasporto delle nostre merci si perda con le difficoltà infrastrutturali. E Genova, il ponte, dimostra di aver ricostruito in due anni una grande, come posso dire, riscatto delle istituzioni e della credibilità dello Stato. L'altra grande questione che questo ponte ovviamente accende è il tema della gestione delle infrastrutture strategiche. Leggo stamattina una intervista al Presidente del Consiglio Conte, che condivido per buona parte, se non fosse che Conte ha in mano il dossier di ASPI da due anni. E invece uno oggi legge un'intervista che sembra di un premier nuovo, perché non si è capito perché in questi due anni il governo e segnatamente Conte non abbiano fatto di fatto sostanzialmente nulla per revocare la concessione ad ASPI e per mettere a gara, come Fratelli d'Italia crede che vada fatto, la concessione secondo regole che siano vagamente decenti, perché vedere privati seduti sul pozzo di petrolio di un'infrastruttura pubblica costruita con soldi degli italiani in un regime di sostanziale monopolio, senza neanche l'obbligo contrattuale di dover fare delle cose e di avere diciamo così un documento quando quelle cose non vengono fatte, è intollerabile. E quindi francamente mi fa un po' sorridere l'intervista di Conte, atteso il fatto che non è neanche normale che il Presidente del Consiglio faccia delle interviste al Fatto Quotidiano anticipando le decisioni del Consiglio dei Ministri su una società quotata in borsa, che come al solito dimostra che al governo interessa più apparire che fare. E quindi per noi potrebbe essere un compromesso che non ho capito, mi scusi. L'uscita della famiglia Benetton potrebbe essere un compromesso che al centrodestra va bene. Ma guardi, la posizione di Fratelli d'Italia, ripeto, è sempre la stessa. Secondo me le concessioni vanno revocate e va rifatta una gara. E va rifatta una gara secondo principi completamente diversi. Io penso che le concessioni, che molte di queste concessioni, quella segnatamente quella della quale stiamo parlando, che prevedono che di fatto ci sia un accordo tra due contraenti, ma se uno dei due contraenti non rispetta i vincoli del contratto, non gli accade nulla, io penso che sia un contratto nullo secondo i principi del diritto civile in Italia. E questo ha detto anche la Corte dei Conti, quindi il problema non è la famiglia Benetton sì, la famiglia Benetton no. Guardi, mi fa anche un po' sorridere questo fatto che Conte ci dica lo Stato non può essere socio dei Benetton. Il governo ha appena fatto una forzatura in Commissione Bilancio due giorni fa per prorogare di altri due anni la concessione aeroportuale ai Benetton, quindi voglio dire che Conte ci venga a fare propaganda sul tema dei Benetton non è quella questione che mi interessa. La questione che mi interessa è che le infrastrutture strategiche possono e secondo me devono essere gestite anche dai privati, ma con regole che convengano ai cittadini, perché sono infrastrutture di proprietà dei cittadini, costruite con i soldi dei cittadini. Le infrastrutture come quella, diciamo le concessioni come quella di ASPI oggi, dei Benetton oggi, è una concessione che non risponde a questi principi, quindi secondo noi va revocata e va fatta una gara pubblica con principi decenti. Però c'è una parte del centrodestra rappresentata dal governatore della Liguria che è un pochino più cauta e dice invita ad attendere la magistratura, vuol dire che anche su questo tema il centrodestra non è compatto. Guardi, siamo sempre compatissimi, lo siamo sempre stati e siamo tutti d'accordo sul fatto che le infrastrutture strategiche siano un tema estremamente sensibile per la difesa della sicurezza nazionale e degli interessi nazionali. Io sostengo da sempre che il tema della concessione sia un tema che indipende la vicenda del ponte di Genova, lo sostengo da prima del crollo del ponte, e se noi avessimo affrontato la questione, diciamo senza aspettare come sempre accade in Italia, che ci fossero i morti o che ci fossero le tragedie o le famiglie che piangevano, probabilmente oggi non ci troveremmo nella situazione nella quale ci troviamo. E però il crollo del ponte ha scoperchiato un problema che noi già conoscevamo, perché in questi anni, in questi decenni di concessioni, noi abbiamo visto gli utili dei privati che hanno continuato a crescere, ad aumentare, abbiamo visto i pedaggi che crescevano e i servizi che diminuivano e le manutenzioni che non venivano fatte. E perché questo è stato possibile? È stato possibile perché i contratti di concessione, sui quali ci sono diciamo responsabilità diffuse per carità, i contratti di concessione però non prevedevano secondo me vincoli stringenti sugli adempimenti.
di quello che il contratto prevede, e questo non è oggettivamente tollerabile. Ora il problema lo conosciamo, io penso che vada risolto, penso che vada anche risolto abbastanza velocemente. Poi sicuramente serve anche la cautela dello Stato, insomma, ripeto, io per esempio sarei stata più cauta di Conte oggi nel fare un'intervista anticipando qualcosa che il Consiglio dei Ministri ancora non ha deciso, perché stai parlando di una quotata in borsa, infatti sta crollando, no? Quindi, per carità, poi la politica ha bisogno di responsabilità, però credo che la principale responsabilità di chi gestisce la cosa pubblica sia fare in modo che quella cosa pubblica sia gestita nell'interesse del pubblico, non nell'interesse di qualcuno che è seduto su un pozzo di petrolio senza dover fare nulla. Il dossier di autostrade dovesse approdare in Parlamento, scusi se insisto su questo tema, ma Fratelli d'Italia sarebbe a favore o contro la revoca? Io sono a favore della regola, della revoca, lo sto dicendo tanto. Sono a favore della regola della revoca, e sono per rimettere a gara a condizioni diverse, quindi con vincoli stringenti per i contraenti, ovviamente, e per i concessionari, la gestione dell'infrastruttura. Non sono per la nazionalizzazione, per intenderci, sono per la gestione privata, però a condizioni che devono convenire al pubblico, non possono convenire solamente a dei privati, a maggior ragione se quell'infrastruttura è stata costruita con i sacrifici degli italiani. Noi dobbiamo ricordarci che le autostrade le hanno costruite gli italiani con i loro soldi, quindi che oggi ci guadagnino solo i privati, utili miliardari senza dover fare niente, secondo me non è giusto. Ma ripeto, Fratelli d'Italia sul tema della difesa e della gestione delle infrastrutture strategiche ha fatto un lavoro lungo, arriva oggi in Parlamento, diciamo non è tema del giorno, ma arriva oggi in Parlamento la nostra mozione sulla gestione della rete delle comunicazioni. L'Italia è l'unica nazione al mondo che ha la rete delle telecomunicazioni in mano a una nazione straniera. Poi sulla gestione anche qui non ci sono problemi, ma lì abbiamo addirittura un problema di proprietà, quindi su questo abbiamo fatto un lungo lavoro noi di Fratelli d'Italia. Segnalo che invece mi pare che dall'altra parte, da parte soprattutto del Movimento 5 Stelle, si sia tanto chiacchierato in questi anni, ma si sia prodotto assolutamente nulla, altrimenti non ci sveglieremmo oggi con un'intervista del Premier che pare che sul tema si sia accorto oggi che esisteva un dossier, perché il dossier ce l'aveva in mano lui da 2 anni. Si continua a parlare di governissimo, sono solo voci di corridoio o c'è qualcosa di... Secondo me sono voci di corridoio, guardi. Poi per carità, sicuramente non è una voce di corridoio il fatto che il Movimento 5 Stelle cerchi di inciuciare anche con qualcun altro, perché ormai è la loro specialità. Non mi stupisce che Di Maio, mentre il 40% delle aziende rischia di non sopravvivere, stia lì a cercare un altro governo per mantenersi la poltrona. È quello che hanno fatto negli ultimi anni. Posso dire che non ci sarebbero i voti di Fratelli d'Italia su un altro governo, su un governissimo. Io penso che abbiamo ampiamente dimostrato come governi che nascono sulla base dell'interesse non possono produrre niente di buono per l'Italia, per cui mi fa sorridere quando si dice ma vorreste bloccare il Parlamento per andare a votare. No, il Parlamento noi lo blocchiamo se non ci andiamo, che è esattamente quello che abbiamo fatto in questi mesi, con governi che non sono d'accordo su niente, che non trovano soluzioni su niente, che rimandano tutti i dossier importanti, come è accaduto anche per la vicenda di Aspi, che figlia anche lì, no, di una frizione all'interno della maggioranza di governo, perché non hanno una visione comune seria di politica economica, di politica industriale, di sostegno alla famiglia, di rapporto con l'Europa, su niente. Io penso che abbia molto più senso chiedere ai cittadini chi debba ricostruire questa nazione dopo anche il dramma dell'emergenza Covid, sulla base di quale visione, sulla base di quali proposte e sulla base soprattutto di un mandato forte da parte dei cittadini. Oggi se si andasse a votare uscirebbe dalle elezioni, ne sono certa, una maggioranza forte e un governo che ha un'idea molto chiara su quello che va fatto per i prossimi 5 anni, e questa è la più grande vittoria per l'Italia, per un'Italia nella quale invece purtroppo i cittadini non contano più niente, i partiti tradiscono sistematicamente tutte le loro promesse semplicemente perché puntano a salvare se stessi. Altro tema caldo è la proroga dello stato di emergenza, adesso si parla di fine ottobre, non più di fine dicembre, sempre contrari comunque. Ma guardi, anche qui, ma le pare normale che noi abbiamo un Presidente del Consiglio che arriva e ci dice alla stampa che lui pensa di prorogare lo stato di emergenza fino a fine dicembre, non curante del fatto che nessun'altra nazione in Europa ha prorogato lo stato d'emergenza, come se questo non fosse drammatico anche agli occhi di un investitore che volesse investire in Italia, perché tu proroghi lo stato d'emergenza, sei l'unica nazione d'Europa che fa chiudi i confini. Ma dico, ma si può lavorare così?
Io sono basita dalla superficialità e dalla irresponsabilità che il Presidente del Consiglio e il Governo stanno portando avanti, probabilmente perché ormai sono convinti che, poiché hanno avuto appunto la possibilità di lavorare in estrema libertà grazie all'emergenza, conviene prorogare quella libertà per poter avere mani libere e non dover rispondere ai dettami della democrazia. Ma noi ovviamente su questo facciamo muro. Per intenderci, lo scorso anno, quando c'è stato, diciamo, la fine del governo giallo-verde, il Parlamento è stato convocato in 24 ore. Guardi che non è vero che non si può votare lo stato d'emergenza se c'è un'emergenza in 24 ore, si convoca il Parlamento e si vota. Quello che noi non siamo disponibili a fare è prorogare a scatola chiusa per 6 mesi il diritto di Conte di decidere della vita e della morte degli italiani senza doversi neanche confrontare col Parlamento. Questo non lo possiamo consentire. Lei oggi, in quanto anche vertice dell'aeroporto, la Liguria è sempre più isolata. Beh, la Liguria ha un grande problema, soprattutto in questa fase, lo dicevo prima, insomma. Veramente l'esempio del ponte è uno straordinario esempio anche e soprattutto per quello che ci insegna, no? Su come le infrastrutture si possano essere invece una grande sfida. Io, diciamo, su questo mi sento di ringraziare anche ovviamente il presidente Toti, il sindaco Bucci, Fratelli d'Italia, il lavoro che è stato fatto in questa regione, una regione nella quale per esempio si è pensato a combattere il dissesto idrogeologico, che è una delle grandi problematiche dell'Italia, si è pensato a semplificare, si è pensato alle infrastrutture, si è pensato a gestire l'emergenza in modo serio, ma noi siamo una nazione che non può più occuparsi solo di gestire le emergenze, deve prevenire l'emergenza. L'emergenza si previene anche e soprattutto con il controllo del territorio e anche investendo nelle infrastrutture. Vediamo in queste ore, dicevo, col caos autostrade, la difficoltà che la Liguria sta vivendo, come se non bastasse l'emergenza Covid, l'assenza di risposte da parte del governo. C'è un problema legato al turismo, c'è un problema legato alle merci, c'è un problema legato al trasporto dei malati. Non si può andare avanti così. Il tema dell'aeroporto è un tema assolutamente centrale, per questo incontrerò i vertici dell'aeroporto, come lo è l'infrastruttura portuale, perché io rabbrividisco quando sento che uno dei colossi dello shipping cinese dice ai propri clienti: non utilizzate il porto di Genova. Cioè Genova può essere e dovrebbe essere la capitale italiana delle infrastrutture, perché è la porta d'Europa sul Mediterraneo, e se noi non capiamo che abbiamo una posizione geografica fortunatissima, che non dipende dal nostro, diciamo, dalle nostre capacità, ma questo sì, dalla fortuna, dobbiamo saperla utilizzare, siamo matti. Quindi il tema delle infrastrutture per Fratelli d'Italia è un tema assolutamente centrale. Sarà uno dei temi strategici in campagna elettorale? Sarà uno dei temi strategici? Sì, certo, per noi lo è sempre e lo è in tutta Italia, ripeto, a me non sfugge che buona parte delle risorse che l'Italia non riesce a drenare e che potrebbe drenare dipende proprio dall'assenza di infrastrutture, particolarmente infrastrutture commerciali. Io credo che l'infrastruttura portuale in una penisola sia una cosa assolutamente centrale, credo che la capacità e la possibilità di avere degli aeroporti efficaci ed efficienti e una politica del trasporto aereo che sia tale, perché i problemi che noi abbiamo con Alitalia sono anche figli di una gestione assolutamente sbagliata dei nostri aeroporti e di un sistema integrato dei nostri trasporti anche aerei, e quindi sì, su questo Fratelli d'Italia si è molto spesa in questi anni, e qui penso che l'amministrazione e la giunta Toti abbia fatto un ottimo lavoro, insomma, dimostrando che c'è una politica che sa guardare non al taglio del nastro, no, ma a risolvere i problemi anche quando magari il nastro non lo taglierai tu, perché l'opera che hai messo in piedi verrà inaugurata da qualcun altro. Questo è il vero modo di fare politica, lasciare un segno al proprio passaggio. Okay. Ti ringrazio, buon lavoro.